Roma, città tentacolare che tutto avvolge e avviluppa. Ore 3 del mattino, albeggia. In via Scarpellini, dentro una stanza immersa nella penombra, qualcuno non dorme. Una mano femminile compone nervosamente un numero telefonico. E in viale di Villa Panfili, al civico numero 196, è un uomo. Ma che un uomo? Un divo che risponde. Maurizio Arena. Sui giornali del pomeriggio titolo a 6 colonne. Lo scandalo. Pasqualina Raus, detta Bonbon, ha sporto denuncia contro l'attore. Ascoltiamo la sua versione. Dunque io ero in compagnia di un'amica di Maurizio Arena, così mi ha pregato di andare a trovare Maurizio. Io sono andata, siamo arrivate lì, Maurizio era stato molto gentile, molto cortese. E così dopo un po', anzi c'erano anche degli altri amici, e dopo un po' Maurizio si sentiva stanco e ha voluto andare a dormire. E così noi siamo rimasti ancora lì 5 minuti, poi ho detto alla mia amica vado a salutare Maurizio, sono andata a salutarlo. Alt! Il resto era sui giornali. Si è interessato di Bonbon il dottor Pompo della polizia della capitale, intenzionato a vederci chiaro in tutta questa faccenda di denunce e querele, senza badare troppo alla versione di Pasqualina, tutta casa e cucina. Comunque, spero che tutto vada bene, non so io. Sarà il tribunale a decidere chi dei due ha ragione. Già in tribunale, dove non si recita secondo il copione.